Qua partiamo già male con la pedivella di Cello che si sfila. Cello, questo è un problema pessimo. No, non voglio morire. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Cello video. Oggi sono a Finale Ligure. Però sto andando a millesimo da Marchisio Bici per montare la Trek Slash Project One. Viaggiare. I pezzi ci sono messi a caso, l'ordine in prima, la prima cosa. Ah, ecco, cosa non ho messo nella foto? La gomma? Non ho messo la gomma nella foto. Allora, sono le 10:57, il negozio chiude a mezzogiorno. Vediamo se riesco a montare tutto in un'ora. Devi ricordargli di iscriversi al canale però, perché è importante. Bravo. Ricordatevi. Iscrivetevi. Allora, se mi riesco a farla meno di un'ora, siete obbligati a iscrivervi al canale. Via, facciamo partire il cronometro. Allora, sella per ultimo. Dobbiamo sistemare l'ammo. Mi serve una 6. Ma vedi, tiro a mano. Allora, guida catena e paracorona. Poi riblocchiamo il carro, no, riblocchiamo il carro, tanto. Come sta andando? Mezz'ora, ho finito tutto. Mettiamo la forcella. Fai un piacere. Siamo a 18 minuti. Poi te l'hai venato. Ed è una lima che non. Manu. No, ma noi non abbiamo entrato, lo siamo via, andato. Cambio. Cambio. Sì, non lo facciamo già taglio. Pedivella. Dai Cello, dai che il tempo passa. Ok, meglio, meglio, ci siamo. No, il martello di gomma. Siamo a 41 minuti e manca solo, posso dire solo, il freno davanti, gommare le ruote e collegare il comando al telescopio. Direi che siamo a buon punto. Visto che non sono sicuro di finire in un'ora, mi sto dando una mano lui a montare le Super Mousse di Andreani sul cerchio DRC, canale 30 mm, uno dei cerchi più resistenti che abbia mai usato. La bici è quasi completa, inizia a prendere forma. Mancano solo da montare le gomme. Farò una sfida con Tommaso. Chi la monterà per primo? Allora, io ricordo che sono stato appena operato il dito. 3, 2, 1, via! Montata! Senza accorgersi, purtroppo abbiamo passato un'ora. Comunque, dai, manca. Abbiamo riscontrato adesso un problema con la catena. Però le gomme sono montate. Manca solo da risolvere il problema. E siamo a posto, quindi manca poco. Montiamo la sella Prologo, serie Proxim, studiata appositamente per la MTB.
c'è da dire che è molto comodo, la uso anche addirittura anche senza fondello. Mettiamo il sacchettino porta attrezzi e bomboletta dentro nel telaio, porta borraccia removibile. Presidente? Presidente? Lo cambiamo. Posso andare a cambiarmi? No, non puoi. Meccanico, non puoi. Bici, finita. Adesso non resta che provarla, ma visto che io sono ancora infortunato con la caviglia rotta, la farò provare a qualcun altro. Wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Knock knock, open up the door and spread. Stesso, ma chi se ne frega? Abbiamo provato a togliere, me ne vado. No, adesso vieni. Bene ragazzi, ho trovato questi due validi mountain biker, darò la mia bici a loro e per mettere un po' di pepe alla sfida, non alla sfida, per mettere un po' di pepe vedremo chi fa il tempo minore su Cabianca fra loro due. Bene, vai. No, devo attaccarti la GoPro, vai cosa. Pressione l'ho fatta qualche giorno fa, pressione delle gomme, quindi a posto. Senti la pressione del cronometro? Sì. Va bene. Ciao. Ah, aspetta. Vedi come va la bici. Darò due discese a ciascuno, la seconda ovviamente cronometrano. La via. Prima è a vedere, a capire la bici. Sì, per capire la bici. Ciao, vediamo giù. Buon divertimento, Maggio. Grazie. Bici durissimo veramente. Ora col disco che è giusto. Occhio, qua si muore. Non fare turn calling, gira largo. Ma la sento un po' grande. Però ci sta. Ah! No, non voglio morire. Sono male alle mani già. Male alle mani. Male alle mani, questo è chiaro intanto. Per il resto non mi trovo male con sta bici. La sento un filo grande, però è comunque agile, abbastanza reattiva, mi piace. Per cui a parte quello è una bella bici. E coloratissimo. C'è lui quando fa una PS c'è in testa sta musica. Allora, perché spieghiamo, l'idea originale era di fare anche una diretta Twitch dove poi noi chi rimaneva in macchina poteva vedere, oltre agli spettatori, potevamo vedere anche noi direttamente l'avversario cosa combinava in discesa, e sarebbe stato simpatico da montare insieme al video. Invece ovviamente ci sono stati problemi prima, direi con la connessione che non va, quando invece ieri andava. Poi con la pedivella che si è smontata perché il filetto è andato. Qua partiamo già male con la pedivella di Cello che si sfila. Cello, questo è un problema pessimo. Questa era una piccola parentesi. Si può dire qualcosa? Ora, ma non riusciamo a fare le tue discese, Leo. Porco disco, sono le 8. Seconda discesa e cronometraggio virtuale. Quindi facciamo una breve introduzione. Visto che niente è andato come doveva andare, non abbiamo più tempo, altrimenti non c'è più luce nel sentiero. Lui farà solo una discesa
e tenterà di battere il 3.40 di Maggi. Per ora, te la senti? Sì. 3.40 da verificare. 3.40 da verificare. Sfida senza pedalate. Ufficioso, un 3.40 ufficioso. Vietà... Cosa vuol dire lanciati senza pedalare? Facciamo una cosa. Vietato pedalare su tutto il... Però come si fa a vedere? No, rilancia quanto no, si ci pare. Fidiamo. Io mi fido no, di no, te. No, 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 si pedala più forte che si può. Ah, te ti fidi? Sì. Però se ne do una per sbaglio. Per... Vabbè, non è quella che ti fa aumentare di... 3, 2, 1, vai. Bip, 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 bip. E siamo partiti dal primo round di discesa. Dalle curve le gomme sono belle, sto frenando tantissimo, sto trascinando i freni in curva, però potrei mollare molto meglio. Boh, sono andato pianissimo sotto nel ripido perché ero stanco, non volevo fare errori. Niente, la bici è figa, va veramente bene. Va veramente bene, è dura però, boh, non lo so, non è neanche durissima per me forse. Per il resto le gomme fanno paura. Le gomme sono belle. Purtroppo quello che temevo di più si è realizzato, cioè che ho provato questa bici e adesso sarà difficile tornare sulla mia perché fa veramente schifo il confronto. Proprio a livello di grip. Sì, cioè, sta piantata. È bella. Va bene, ci piace, promossa. Il tempo dobbiamo guardare. 1.52 5.16 no, 5.17 No, il fiume l'ha attraversato. 5.16 1.52 2.52 3.52 4.52 Siamo a 3. 3 e... Più 16 più 8 8, 32 16 3, più 8, 32. No, 16 sì. 8, 16, 20 no, 24 8, 16, 24. No, non sei partito 1.48. Mi sono sbagliato, ma l'ho visto male. Ma di tantissimo. Hai vinto tu, forse. Non lo so, vediamo. 2.01 5.29. Quanto quindi... Partenza 2.01, 5.29. 3.28. 3.28. Abbiamo riguardato il video, la moviola. I video. Lui c'è stata una correzione di 16 secondi, 3 e 24. Sarà stata una penalità. E il vincitore della sfida con 3 e 24. No, lui, no. Lui ha fatto 3 e 28, lui 3 e 24. Quindi vincitore della sfida Leonardo Gaggioli. Io aspetto la telefonata di conferma adesso. Vero. Perché comunque a casa me l'aspetto. Ci sono 125 Dogecoin. No, sai cos'hai vinto questa bici?
No, la tua pedivella hai rivinto, puoi smontarla e riprenderla. Cazzo, non mi va. Vabbè, ti porto su a casa tanto. Ah, grazie caro. Ah, vabbè, allora andiamo. Hai vinto un passaggio a casa. Pulisciti un po' il culo prima di entrare. Dai ragazzi, adesso veramente vi saluto. Ci vediamo nel prossimo, ciao. Oh, però fare una run senza pedalare, anche se con la catena, ma senza pedalare. Mi ha fatto bella pedalata lì. Mi ha fatto render conto di quanto esco piano dalle curve. Porco disco.